Amiche ed amici, benvenuto al notiziario flash del 5 dicembre di Eboli in pillole. E partiamo subito con Eboli tutti contro la Casa del Pellegrino. La sospensione dei lavori nel cantiere dove si sta realizzando il centro polifunzionale ha fatto riprendere il coro di polemiche dei mesi scorsi. L'ex consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Lazzaro Lenza, ha ricordato la sua netta opposizione in consiglio circa il progetto. Sul tavolo della commissaria è giunta anche una nota che sottolinea la gravità della mancata segnalazione dell'emersione del muro antico da parte dei responsabili del cantiere. Rimaniamo a Eboli, API propone ma gli alleati non ci sono. Il segretario provinciale di Alleanza per l'Italia, Arturo Marra, mette sul tavolo degli alleati di centro-sinistra i temi programmatici. Uno sforzo forse inutile, poiché gli alleati scappano come topi, tra Sgroia che viaggia da solo, la sinistra che va a braccetto con Conte ed il solitario Cuomo che si circonda di presenze folcloristiche nel ruolo di consulenti. Eboli, ospedale al centro dell'attenzione. Il consigliere regionale Alberico Gambino ha fatto visita all'ospedale di Eboli, allarmato per le notizie diffuse recentemente, alcune pilotate a fini politici ed elettorali. Nelle stesse ore, una delegazione del Comitato delle Mamme ha incontrato i vertici sanitari regionali delegati dal presidente Caldoro, da cui hanno ricevuto ampie rassicurazioni, come Caldoro aveva già anticipato, smentendo così i troppi ed interessanti annunci negativi che qualcuno fa circolare sul territorio. E chiudiamo con Eboli, ecco il Natale 2014. Il commissario prefettizio Vincenza Filippi ha presentato ieri il calendario degli eventi natalizi. La funzionaria ha sottolineato come il comune intervenga per la fornitura dell'energia elettrica e nella promozione pubblicitaria degli eventi. Tra le novità, il ritorno del presepe in Piazza della Repubblica. E questa era l'ultima notizia. Un saluto da Angelica Tafuri e la redazione di Eboli in pillole. Remember.